Chiedo, mister, nella prima mezz'ora forse è mancata un po' di velocità nel possesso palla, però poi quando la squadra ha preso il ritmo si è vista bella buona qualità. E ti chiedo se sei anche contento del fatto che ancora dovete subire gol in questa estate. Sono contento perché abbiamo sofferto poco difensivamente. È normale che magari il caldo, non lo so, o l'approccio inizialmente non era il giusto perché la palla viaggiava troppo lentamente, soprattutto in zona nostra. E poi una volta che abbiamo trovato le misure, il pallone iniziava a correre un pochino più veloce e abbiamo trovato gli spazi che cercavamo. Nel secondo tempo poi la squadra è cresciuta anche giocando in 10, comunque ha tenuto tranquillamente il controllo del gioco e si sono visti al meglio anche i tanti giovani che ha fatto questa campagna. Sì, i giovani ci danno una spinta importante perché la società ci crede molto in loro, noi lavoriamo ogni settimana per farli crescere della migliore maniera possibile, ci stanno dando una mano importante perché il loro contributo di energia, di forza fisica ci interessa moltissimo, quindi sono molto contento per tutti i giovani che stanno dimostrando ogni partita di dare un contributo alla squadra e ai più vecchi. Marco? Era programmato di fare il secondo, no, l'ultimo terzo di partita in 10, che hanno giocato tutti, però si era programmato in testa anche per la difesa. No, sa, sfortunatamente si è sentito un po' indurito Angelo, dell'adduttore, quindi siamo stati costretti a giocare in 10, non ho voluto far entrare nessuno perché era ormai freddo dopo la sostituzione. Era anche una possibilità di guardare anche noi, farli capire a loro che in 10 possiamo anche giocare e giocare anche bene, quindi è un discorso di capire, di valutare anche queste situazioni. I gol hanno anche dimostrato tanta qualità, tutti e quattro, in particolare i primi tre. Pensa che la squadra abbia tanta qualità, cosa ne pensi? Sì, hanno qualità perché giocano in Serie C, quindi le qualità ce l'hanno. Poi è importante dimostrare ogni gara che uno ha questa qualità. La carta non si dimostra nulla, si dimostra tutto sul campo e fino adesso loro stanno facendo un lavoro importante e stanno dimostrando che hanno qualità e che possono fare ancora molto bene.